Fire, 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 fire. Ciao, ma cosa ascolti di bello? La mia classifica delle hit brucia grassi. Girl on Fire di Alicia Keys, Hearts on Fire del film Rocky 4 e poi Fire di Jimi Hendrix. Ah, brava, ti alleni al ritmo di musica. Ma no, cosa hai capito? Ma è come bruci i grassi allora. Ma tu, proprio tu che sei brava in inglese, fire è fuoco. Più lo ripeto, più brucio. Brucio i grassi. Come on baby, light my fire, fire, fire. Ciao amici, nel video di oggi voglio proporvi una bella classifica. Sì, adoro le classifiche. Parli dei singoli più venduti? Parlo di una classifica per essere trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Sì! Oggi lo scontro tra titani vede i 10 migliori cibi bruciagrassi contro i peggiori 10 cibi nemici della linea, quelli che fanno accumulare grasso come se non ci fosse un domani. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ora vediamo subito quali sono i 10 buoni cibi bruciagrassi. Vi sono piaciuti? Nel sondaggio votate qual è il vostro preferito tra questi 5 fantastici cibi sani. Lei è qui sopra. Interessante! Ma come faccio a usare tutti questi cibi? Ma come? Ogni settimana parlo di alimentazione, basta seguire i consigli dei miei video. E per vederli tutti, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche, così sarete i primi ad essere avvisati e a vedere i miei nuovi video. Aspetta, aspetta, che succede? Sto tremando di paura. Ma come mai? Non vuoi vedere gli altri 10 cibi? Sì, cioè, forse no, cioè, anche sì, cioè, ho paura che siano tutti i cibi che mi piacciono di più. Capisco, e anche voi amici avete questo terrore? Molte persone che incontro nelle mie consulenze mi confidano questa stessa paura. Quando iniziano un percorso di alimentazione sana, che io chiamo alimentazione consapevole, mi dicono così: ecco, adesso dovrò rinunciare a tutte le cose buone che mi piacciono di più. Ma non è così, no, e dopo vi spiego perché. Adesso però pensate un attimo a questo. Ma chi ha deciso quali sono le cose che vi piacciono? Ma io no. Sei sicura? Da bambini ci abituiamo a mangiare quello che i genitori scelgono per noi, vero?
e chissà quante scelte sono state influenzate dalla pubblicità. Poi scegliamo i negozi in base alla città dove siamo, alla zona dove abitiamo e in quel supermercato dove andiamo di solito hanno solo certi prodotti e non altri. E non siamo noi a scegliere quali. Ad esempio, il biologico si trova solo in certi negozi e non in tutte le catene. Questo discorso porta alla libertà di scelta alimentare. Non è una cosa leggera. Esatto, cerchiamo almeno di essere ben informati e scegliere per quanto ci è concesso. O di non scegliere, in questo caso, i 10 cibi nemici della linea con cui ci ingannano ogni giorno e che ci fanno prendere chili e chili in continuazione. Sono proprio i cibi più golosi. Lo so, fate anche voi il sondaggio che trovate cliccabile nella scheda con la I qui in alto. A quale di questi 4 cibi ammazza linea non sapete rinunciare? Votate, amici! Ora vi dico il mio segreto, non bisogna fare gli estremisti e cambiare tutto dall'oggi al domani, altrimenti il corpo, che è abituato a certi cibi, si trova spiazzato di colpo e può anche reagire male con le inevitabili ricadute. Il mio consiglio è questo, iniziate come prima cosa a introdurre i cibi giusti nell'alimentazione, un po' alla volta per creare nuove abitudini che fanno stare bene. Il resto viene da sé. Fate girare queste strategie, condividete queste informazioni con i vostri amici, sui vostri social, facciamo crescere il canale insieme. E nei commenti scrivetemi quali sono i vostri cibi nemici della linea preferiti e come potreste sostituirli. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Don't stop the fire. Parli dei single più venduti? Svenduti.